demás están en posesión. En camino. Todo va de acuerdo a la frase. Ho iniziato a progettare tutto. Quando ho messo piede in questo posto. Samuel, datti una mossa. Dobbiamo fare in fretta. Porca miseria. Pedazo. Occupati della puerta. Nunca saldrás de aquí. Cazzo. Questi uomini sono sadici. Stiamo facendo un favore al mondo. Tieni. Ti servirà. Tu ti ricordi come si usa? Mi tornerà in mente. Apran todas las puertas. Hector. Se lo fai, scoppierà una cazzo di rivolta. Esatto. Paganlo. Vedo. E adesso? Estamos en posición. ¿Están listos? Sì. Busquen dónde cubrirse. Samuel, nasconditi dietro qualcosa. Cosa? Perché? Fallo e basta. Stai bene? Sì. Sì, sto bene. Samuel,
Al riparo! Samuel, tra un minuto saremo liberi o morti. Te la senti? Oh, merda! No, no, sto bene. Non sono mai stato meglio. Prendi, sei disidratato. Forza, bevi. Grazie. Allora, che vuol fare Samuel Drake? Accidenti, vediamo. Farmi un bagno. Dormirei in un vero letto. Claro. Magari trovare una bella donna che mi scaldi. Cercherò mio fratello. Mi sembra un buon inizio. Sì, certo. Quindi, quanto tempo ti servirà per recuperare il tesoro di Avery? Non lo so. Tornato negli Stati Uniti riprendo le ricerche. Quanto? È difficile dirlo prima di cominciare. Hai detto di sapere dov'è? Sì, certo, ok, ma senti, non è che Avery abbia lasciato una mappa con sopra una grossa X, ma ho degli ottimi indizi. Ok, ascolta, no, aspetta,
Aspetta un attimo. Ehi, fermo! Tu mi gusta, Samuel. Ma soprattutto, ti ho creduto. Ecco perché tu sia qui. Posso trovarlo, ok? Mi serve assurdo del tempo. Dammi un cucino. Vedi, il problema è che... si stanno insinuando dei dubbi nella mia cabeza. Hector, ascoltami. Io lo troverò. Lo giuro. Quanto? 6 mesi. La gente è pigra. Tende sempre a chiedere più tempo del necessario. 3 mesi. 3 mesi è impossibile. 3 mesi. Metà del tesoro. Puoi farcela. Dillo. 3 mesi. Metà tesoro. Bueno. Se scappi, se provi a nascondere il tesoro, o se fai qualcosa di stupido come avvisare le autorità, lo scoprirò. Quando meno te lo aspetti, ti troverò. E a quel punto, non sarò così clemente da ucciderti. Vieni. Forza. Ora, la città più vicina è a 10 chilometri in quella direzione, verso l'alba. Da quanto non vedevamo un'alba all'aria aperta, eh? Vamos. Senti, una volta trovato... che faccio? Tranquillo. Quando verrà il momento, passerò a riscuotere. Buona suerte, Samuel. Quindi Alcazar mi ha tirato fuori e... ed eccoci qui. Brutta storia. No, basta riprendere la pista che avevamo. Aspetta, pista? Sam, non c'è nessuna pista. Quando Rafe e io siamo fuggiti, lui ha speso il patrimonio di famiglia per il terreno della cattedrale di Sant'Isma. Abbiamo cercato per settimane, ma il tesoro di Avery non c'è. Ma questo non ha fermato Rafe. L'idiota ormai scava da anni, non ha ancora trovato nulla. Beh, non mi sorprende. Che vuoi dire? Sì, lo sai, ho fatto anch'io qualche ricerca e... beh, scommetto che Rafe questa non ce l'ha. È incredibile cosa si può trovare oggigiorno su internet. È solo la croce di Sant'Isma. Tu dici? La nostra era rotta e vuota, ricordi? Oh merda, questa è intatta. Avery ne realizzò più di una. E quindi ciò che mancava da quella di Panama... molto probabilmente sarà dentro questa. Beh, d'accordo. Ma dove si trova? Oh, questo magnifico articolo sarà messo all'asta tra 3 giorni a Villa Rossi. A Villa Rossi? Sì, la conosci? Ovvio. E come penseresti di ottenere un invito per un'esclusiva e blindatissima asta del mercato nero? Ecco, non serve necessariamente un invito per quello. Ok. E i soldi per superare tutte le offerte dei miliardari? Potrei anche ipotecare 2 volte la casa, ma non basterebbe neanche... Già, tu vuoi provare a rubarla, eh? No. Noi due... Oh, no. No, Sam, giuro, no, non posso. Ho chiuso. Cosa? No, io non faccio più questo tipo di cose. Tra l'altro, c'è un sacco di gente che è anche meglio preparata a gestire situazioni così. Tipo chi? Non saprei, tipo... chiunque, Charlie Cutter? No. Lui è il numero uno no, per questi lavori. Assolutamente no, non affiderò a Charlie o a chiunque altro tu abbia in quella rubrica la mia vita, ok? Qui ho bisogno di te. Andiamo, Sam, ci sarà un altro modo. Non col tempo che mi resta. E di certo non con Alcazar.
Ciao tesoro, sono io. Sì, senti, non ci crederai mai. Jameson è appena entrato qui con i permessi. Sì. Lo so, ma... Beh, credo accetterò il lavoro in Malesia. Vedi niente? Solo dei farabutti d'alto bordo con l'abito delle grandi occasioni. E ancora nessun segno di Sullivan. Beh, c'è ancora tempo. Sembra che il deposito sia nell'edificio dietro la villa. Da lì lo vedi? Si vede solo il tetto. Oh, chissà cosa tengono nascosto lì dentro. Concentriamoci sulla croce di Avery, ok? Non lo so. Non vuoi portare un regalino alla tua signora? Che caro. Non complichiamo tutto. Esatto, complicato. Sarebbe meno complicato se fossimo solo noi due. Sam. Siamo già dentro a quest'ora. Sì, ma correndo rischi. Ma hai pensato a un piano di riserva nel caso Sullivan ci dia buca? No, perché non lo farà. O se viene beccato? Sam conosce chi organizza l'asta. Conversa amabilmente con gli invitati, va di sopra, apre la finestra e siamo dentro. È un piano perfetto. Ok, ho capito. Avanti, dillo. E se ruba la croce e se la tiene? No, non lo farebbe mai. Victor Sullivan, parliamo dello stesso Victor. Sì, in passato ha fregato qualcuno, ma non noi. No, non te. Ok, so che tra voi non corre buon sangue. Puoi dirlo forte. Io mi fido di lui, ok? È uno di famiglia. No, ascolta. Ti chiedo solo di fidarti anche tu. Va bene. Verrà ad aiutarci. Prima o poi. Ok, ma ammetterai che non puoi escludere a priori la possibilità che lui... Eccolo. Visto? Fiducia. Non sporcare il vestito. Grazie.